L'organizzazione del lavoro è un elemento fondamentale per lo sviluppo, ma rappresenta ancora un punto debole sia delle piccole e medie imprese sia del settore pubblico della Puglia e del Paese. È il tema alla base del convegno organizzato a Bari dalla società Orienta con la collaborazione di Confindustria Bari-BAT. Ospite il professore emerito di scienze dell'organizzazione dell'Università Milano Bicocca, Federico Butera. La Puglia è interessata da una lenta riorganizzazione delle imprese verso forme più moderne e strutturate. Unioncamere rileva infatti che nel 2023 le società di capitali sono aumentate a un ritmo però lievemente più accelerato che nel resto del paese. Le nostre imprese hanno un problema di dotazione di una spina dorsale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che difettano mediamente, questo ci dicono i dati, di quelle metodologie organizzative, quegli schemi di governance che le rendano pronte alle sfide di un tempo veloce e complesso come quello che stiamo vivendo. Quali sono le strategie migliori per poter fare tutto questo? Anzitutto occorre dotarsi di schemi di governance moderni, vuol dire dotarsi di consigli di amministrazione, di tecniche, di metodi. Si può fare molto e quindi le iniziative di sostegno, di sviluppo delle piccole e medie imprese non soltanto con supporti finanziari ma con supporti organizzativi, tecnologici e formativi possono fare la differenza. Le piccole e medie imprese pugliesi del nostro sud sono piccole e medie ma devono crescere in un ambiente positivo. Noi abbiamo bisogno che le ZES funzionino, se funzionassero le ZES saremmo veramente avvantaggiati, avremmo disponibilità di fondi perché oggi abbiamo disponibilità di fondi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con la nuova programmazione 2021-2027, con la disponibilità della nostra regione che ci mette a disposizione tutta una serie di bandi e di opportunità.